Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Una vittoria davvero più che meritata per la Roma contro la Real Sociedad, una squadra davvero ostica, forte, che in questa Europa League ha chiuso il suo girone al primo posto davanti al Manchester United, e quindi davvero un'avversaria tosta, una tra le più forti di questa competizione, e Mourinho l'ha preparata benissimo, perché con la sua esperienza che ha in campo internazionale veramente dà sempre una marcia in più a questa squadra che, devo dire, in Europa League è veramente tutta un'altra squadra di un'altra dimensione, e l'andata vinta per 2-0 rappresenta il gran bel lavoro fatto da Mourinho per quanto riguarda l'Europa League, e gli acquisti che sono arrivati nell'estate precedente, specialmente i parametri zero, servono proprio a questo, a dare più esperienza a questa squadra in campo europeo, e adesso la Roma, avendo vinto questa gara per 2-0, e andrà a giocarsela in Spagna con 2 reti di vantaggio, avendone subite 0, e credo che l'obiettivo sia quello di gestire almeno un pareggio, o comunque di portare sempre a casa un risultato positivo, perché non bisogna mai sottovalutare le avversarie, e soprattutto le squadre spagnole sono davvero forti in casa loro, ma avere Mourinho in panchina rappresenta veramente una garanzia in campo europeo, perché appunto con la sua esperienza, con tutti i grandi giocatori che ha allenato nella sua carriera, ha portato grande livello alla Roma, e soprattutto è bello aver visto uno stadio olimpico così pieno, gremito, di giovedì, una gara giocata alle 18:45, quindi questo dimostra tutto l'affetto da parte del pubblico e l'amore proprio per questa squadra, e sono stato contento dell'esordio del neoacquisto di gennaio, Llorente. Peccato poi che si sia infortunato, però da un male è andato un bene, perché comunque poi il subentrato Kumbulla ha trovato la rete del 2-0 nel secondo tempo, e si è fatto perdonare anche per gli errori commessi appunto contro la Cremonese, sia nella gara di Coppa Italia che in quella di campionato, ed anche per errori che ha fatto in partite precedenti. E anche l'1-0 di Esciaraui nel primo tempo è stato davvero ottimo, e ho visto bene Belotti, che purtroppo ha riportato una frattura al polso, adesso speriamo bene. Invece per quanto riguarda il capitano Pellegrini, brutte notizie, perché ha subito uno scontro di gioco violento e ci sono voluti 30 punti di sutura per chiudere la ferita alla testa, e quindi adesso con molta certezza, credo, probabilità, salterà la sfida di domani alle 18 qui all'Olimpico contro il Sassuolo, ed anche sicuramente il derby della prossima settimana, e a questo punto credo anche la gara di ritorno di Europa League. Però non bisogna demoralizzarsi, e adesso l'obiettivo è portare a casa domani 3 punti per poter restare sempre in corsa per la zona Champions, e poi fare un'ottima gara anche giovedì in casa della Real Sociedad e passare il turno e andare al sorteggio dei quarti di Europa League. E detto questo, io vi mando un saluto, un forte abbraccio e a presto. Ciao da Federico.